Ciao amici di Babi, abbiamo deciso di riempire questa quarantena con un po' d'amore ed io ho deciso di regalarvi una lettera che la scrittrice Catherine Mansfield scrisse al marito, John Middleton Murray. La scorsa notte c'è stato un momento prima che tu venissi a letto. Eri in piedi, completamente nudo, un po' proteso in avanti e parlavi. È stato solo un istante. Ti ho visto. Ti ho amato così tanto. Ho amato il tuo corpo con una tale tenerezza. Oh mio caro, e non sto pensando alla passione. No, a quell'altra cosa che mi fa sentire che ogni centimetro di te è così prezioso per me. Le tue soffici spalle, la tua pelle calda e cremosa. Le tue orecchie, fredde come sono fredde le conchiglie, le tue gambe lunghe e i tuoi piedi che amo serrare con i miei piedi, la sensazione della tua pancia e la tua magra, giovane schiena. Appena sotto a quell'osso che ti sporge sul lettro del collo hai un piccolo neo. È un po' a causa della gioventù che sento questa tenerezza. Lo sai, abbiamo tutto davanti a noi. E faremo grandi cose. Una grande fede in noi due. E il mio amore per te è così perfetto che sono, per così dire, ferma, in silenzio, con la mia anima. Non voglio nessun altro che te, come mio amante e mio amico. E a nessun altro che te sarò fedele. Sono tua, per sempre. E ora spetta a voi, registrate il vostro video con l'hashtag Quarantena d'amore e taggate Babi. Vi aspettiamo!